Yo. Bitch. Ayy, Kung Lao wristbands looking like a hitman, but a nigga tryna hit a lip man. Took her to the bathroom, fuck it through the zip man. Left her leg shaking like the crib dance. Who that at the front don't think that that's a crib man. Pay that man a total no tip man. Pacquiao pack, got my eyes low, it man. Now I'm on go like the red man. Ayy, go, 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 go. Where's the blow? Where's the blow? Go, 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 go. Where's the go, 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 go. Grapes on my arrival bag, a cider, cider, mic, a knife, I'm writing with your cypher lag, trifling bitches, hype them up, flushing pockets, but down with the fucking profit. E ben tutti ragazzi, qua Rampeggianomani. Quest'oggi raga siamo tornati con un nuovo fantastico video. Ragazzuoli, in questo video vi farò vedere le mie impostazioni e quindi i miei settings aggiornati ad oggi ragazzi, che è il 19 dicembre. Perché vi sto facendo questo video? Perché in molti avete già notato tramite le live che sto facendo qui su YouTube che ho cambiato dei tasti. E non solo ragazzi, ho anche cambiato la sensibilità, sia la sensibilità normale che quella del mirino. In questo video vi farò vedere tutto ragazzi, vi spiegherò perché ho preferito mettere questi settaggi piuttosto che altri e nulla raga. Poi ovviamente vedremo anche insieme delle clip di questi settaggi, che cosa conferiscono, nel senso che proprio in game come mi trovo con questi settings. E niente raga, scrivetemi nei commenti voi che impostazioni utilizzate, che tasto utilizzate per editare, perché quella è una cosa molto importante. E nulla raga, prima di iniziare vi chiedo il massimo supporto, proviamo ad arrivare ai 2000 mi piace ragazzi, 2000 mi piace, provate a condividere questo video con tutti i vostri amici, iscrivetevi se siete nuovi. E niente raga, avete notato sicuramente che sto caricando meno video ragazzi, perché mi sto dedicando per lo più al canale Rampage Sabrex, che è il canale grande, e quindi è giusto che dargli un po' più di attenzioni, perché raga fare video tutti i giorni su entrambi i canali è impossibile. Quindi come potete vedere oggi sto caricando questo video, stranamente non ho caricato sul canale Rampage Sabrix, quindi raga è un po' una cosa così così. Quindi se mi volete seguire, seguitemi anche sull'altro canale raga, che si chiama Rampage Sabrix, abbiamo quasi 270.000 iscritti. Niente raga, detto ciò iniziamo a vedere queste impostazioni. Ok raga, come starete vedendo, eccola qua la mia nuova sensibilità, 0.75-0.70 è buonissima, 0.25-0.25 la sensibilità di mira e 1.00 la sensibilità di costruzione del controller wireless. Allora, perché ho scelto 0.75-0.70? Vi ricordate bene, utilizzavo 0.69-0.69, ho deciso di alzare un attimino la sensibilità per, diciamo, buildare un po' più veloce, cioè più che altro avere la convinzione di buildare un po' più veloce, però ragazzi essere un po' più diciamo più abile nei riflessi, più agile eccetera. Tempo di pressione e modifica da 0,10, cioè l'ho messa al minimo. Ragazzi non so se avete visto, avevo attivo lo scatto predefinito, adesso vi spiegherò cosa, cioè che cos'è. Qua abbiamo il daltonismo tritanopia, che è molto utile, e poi comandi. Come potete notare ho messo dei nuovi comandi, ovvero io modifico con il tasto L3, cioè l'analogico sinistro, io lo clicco ed entro in modalità modifica. Come starete vedendo ragazzi, questo è come edito io. Qua come vedete mi ero un po' incastrato, poi sono ripartito. Non edito velocissimo, però devo dire che sono preciso, questa è la cosa che conta. Però ragazzi, cioè, vedremo adesso anche nelle clip che comunque sia, cioè non ci troveremo mai in una situazione del genere con così tante scale e pavimenti. Quindi cioè, abbastanza ci sta. Comunque niente, queste sono le clip ragazzi, certe le ho realizzate anche in live, quindi molto probabilmente alcuni di voi l'hanno anche già viste. Guardate l'edit con l'L3 ragazzi, molto comodo, molto preciso. Vi spiego anche perché ho deciso di cambiare. Allora innanzitutto mi sono affidato al come si dice ragazzi, al mio mentore che sto seguendo, che è uno youtuber che si chiama Xaloti ragazzi, è una bestia, sicuramente alcuni di voi lo conosceranno. Xaloti ragazzi è uno youtuber americano che appunto ha, o americano e inglese, che ha l'obiettivo di entrare nei Phase, attualmente è riuscito a entrare nei Chronic, cioè il miglior team di console, penso solo di PS4, vabbè comunque di console, ed è veramente un animale ragazzi. Ho copiato da lui questo stile di modifica, ecco, cioè con l'L3. Perché con l'L3? Perché non dobbiamo staccare le dita dagli analogici, cioè io schiaccio L3 ragazzi, in automatico sto già modificando ed è molto comodo. Oltre a ciò
Vi ho lasciato tutte queste clip non solo per farvi vedere come è il building eccetera, ma anche la mira. Cioè ragazzi, guardate ad esempio qua con la Desert Eagle che cosa stavo facendo. Questo per farvi capire che comunque la sensibilità di mira che ho abilitato io è molto comoda, sia quando sto utilizzando un cecchino, sia quando sto utilizzando armi come fucili d'assalto, fucili a pompa, Desert. Veramente molto comoda ragazzi come sensibilità. Io la consiglio vivamente a tutti coloro che ultimamente magari smirano eccetera, o magari hanno delle difficoltà ad utilizzare lo sniper eccetera, ragazzi. Provate, perché sicuramente a molti di voi sarà capitato il classico periodo che non riescono ad utilizzare bene il pompa, smirano i colpi. Ecco ragazzi, abbassatevi la sensibilità di mira a 0.25, vi troverete benissimo. Qua raga, questa è una specie di build battle che ho fatto contro due player che mi stavano pushando, perché come potete vedere ero rimasto solo vis duo. Vedete raga, tac, metto il pavimento, li modifico in faccia e lo uccido. Qua invece avevo finito il materiale, ho ettato il bombarolo lucente che è caduto ed è morto. Mentre questa ragazzi è una clip simpatica che ho realizzato ieri sera, veramente bella. Era una partita in singolo, dovete vedere qua raga. Cioè c'ho due kill, eh? Tenete conto che qua c'ho due uccisioni. E adesso mi sbizzarrisco raga. Cioè tutti i nemici mi pushavano, io con tra building ed editing mi sono riuscito a fare tutti. Veramente bellissima sta clip. Comunque raga, sensibilità l'ho decisa di alzare, come ho già detto prima, per avere un po' più di mobilità a livello di building. Inoltre in questo periodo mi sto allenando tantissimo sulla modalità creativa, che vi consiglio vivamente a tutti quanti per esercitarvi a buildare. Cioè non so se avete visto la clip che vi ho lasciato prima di questo video, cioè non so se avete visto già come buildavo. Più che altro raga, fidatevi che fino a poco fa non riuscivo a fare i 90 gradi così perfettamente. Cioè molte volte capitava che mi incastravo sotto la scala, mentre raga i 90 gradi vanno fatti che appunto voi dovete stare sul bordo della scala, girarvi, saltare e mettervi sotto di voi in un'altra scala. Cioè ragazzi, alla fine è tutta questione di coordinazione. Comunque sono veramente soddisfatto di queste di questi nuovi settings, di queste nuove impostazioni, perché anche in live ieri, però purtroppo ragazzi non sono riuscito a recuperare la clip. Ieri sera ho fatto una live e ho fatto un'azione bellissima, che praticamente c'era Snake che era andato a terra, c'era Human che era andato a terra raga. Io ho fatto un muro, sono arrivati due nemici. Allora, il primo che è entrato per primo li ho editato in mezzo, facendo una finestrella in mezzo. Sono, vabbè, guardate qua raga, pazzesco. Tramite con la finestrella gli ho sparato col pompa e l'ho preso in headshot. Subito ho editato, ho ripristinato, cioè ho fatto tornare il muro come era prima, senza finestrelle. Ho editato subito un'altra finestrella a destra, è entrato l'altro nemico, ho sparato col pompa e ho preso in headshot anche lui. C'è stata un'azione bellissima, difatti in live siete tutti esplosi e ci sono rimasti tutti bene. Questo lo devo ragazzi al tasto di modifica, veramente molto comodo ragazzi. Se vi state chiedendo, ma scusa, ma come fai a correre? Che questa è una solita domanda che mi viene detta sempre. Come faccio a correre raga? Appunto tramite l'impostazione che ho attivato, scatto predefinito, che ci permetterà di correre semplicemente mandando avanti l'analogico senza schiacciarlo. Dobbiamo solo mandarlo avanti. In questo modo ragazzi ridurremo la possibilità che si rompa il nostro analogico. Infatti ragazzi, questa è un'altra cosa a pregio del perché ho messo il tasto di modifica sull'L3. Semplicemente raga, perché? Perché all'interno di una partita, se ci fate caso, sono più le volte che premete il tasto per azionare il piccone o per modificare. Ovviamente per il piccone, perché ragazzi il piccone è quello che ci serve per raccogliere i materiali, quindi molte volte lo prendiamo in mano e iniziamo a fare materiale. Quindi raga, ripetutamente schiacciando sull'L3 va a finire che rompete l'analogico, perché io sfido che sicuramente tantissimi di voi hanno il problema che non li corre l'analogico. Quello è perché appunto un tastino dentro l'analogico si è rovinato e quindi si è un po', diciamo, sputtanato l'analogico. Guardate raga, cioè la mira è qualcosa di assurdo con questa sensibilità di mira, veramente qualcosa di veramente assurdo raga. Guardate qua invece, prendo l'high ground al tipo, vabbè, li ho modificato in faccia, li sparo col pompa 105, l'ho sciolto raga. Veramente io consiglio vivamente a tutti di provare questi comandi, perché raga ovviamente è una cosa soggettiva. Io sono sempre stato un player da sensibilità basse, però su sto gioco bisogna trovare una specie di equilibrio, perché ovviamente con sensibilità 5 non potete pretendere di fare i 90 gradi con una velocità stratosferica. Dovete avere un po' di
mobilità, ecco. Io quindi il mio consiglio è di provare a utilizzare la sensibilità ai miei settings, ragazzi, di provarli magari in modalità creativa e di farmi sapere come vi trovate. Io consiglio vivamente, raga, la modifica con l'L3, cioè, raga, guardate sta clip che è qualcosa di fuori dal comune, cioè il tipo non riusciva a colpirmi col pompa, io l'ho raccolto, cioè qualcosa di veramente assurdo. Io consiglio di provarlo, provate con l'L3, raga, poi quello che viene fuori, però fidatevi che è veramente comodo. Il tasto di modifica alla fine non lo premete tantissime volte all'interno di un game, quindi non vi si rovinerà assolutamente niente, cioè non vi si rovina l'analogico. Mentre come utilizzavo prima, perché se vi ricordate bene io prima con l'analogico tiravo fuori il piccone, potete ben capire che facilmente si rompe l'analogico. E niente ragazzi, questi erano i miei settings, le mie impostazioni. Devo dire che sto giocando veramente bene in questo periodo. Il problema è che non riesco a finalizzare, cioè nel senso, faccio una partita stratosferica, ammazzo un sacco di gente, tra l'altro anche forti, arrivo in endgame e mi pushano in 10 e muoio. Cioè raga, non so perché, difatti vi ho fatto anche un diciamo un sondaggio nella sezione post community, dove vi ho chiesto, secondo voi, cioè, vi sta annoiando Fortnite? Perché raga, ultimamente veramente mi sta facendo incazzare. Cioè, voglio essere schietto, sto tiltando tantissimo. Sembra quasi che in lobby ci siano solo mostri. Cioè, ogni fight che tu fai è sudato. Cioè, non c'è più il player che tu vai, spari, lo ammazzi, finita lì. No raga, ogni fight è sudato, buildano come degli animali. Cioè sembra veramente di essere in un torneo quando gioco, raga, pazzesco. Poi vi pushano in 10, non so più come fare, raga, veramente. Fate conto che oggi ho fatto una win dopo 2 giorni, non riuscivo proprio più a fare nulla. Eppure stavo facendo delle partite veramente bellissime, però continuo ad arrivare secondo, terzo, cioè figa assoluta, raga. Comunque niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzuoli. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se siete nuovi. Qui tutto da Rampage Anomali, ragazzi, si becca con dei prossimi video o live. Poi vi aspetto anche su Rampage e Sabri. Qui è tutto, beh.